Real World Evidence è sicuramente l'approccio, diciamo, più moderno per quanto riguarda la gestione dei pazienti in un settore in cui l'innovazione ha un ruolo così importante. Parliamo di innovazione, ma parliamo soprattutto di accesso a farmaci innovativi, farmaci un tempo inimmaginabili per quanto riguarda sia i loro meccanismi d'azione, per quanto riguarda i risultati che possono portare, ma anche per quanto riguarda alcune tossicità che non avevamo abituati a vedere prima con i trattamenti più tradizionali. Allora, è un po' un cambio di passo, perché noi passiamo da quella che è una medicina basata sull'evidenza, che fa riferimento agli studi registrativi, però gli studi registrativi hanno dei limiti, cioè nel senso che non sono inseriti negli studi registrativi tutti i pazienti, c'è un'abbondante selezione, quindi noi abbiamo informazioni sull'efficacia dei farmaci, ma non abbiamo informazioni dagli studi registrativi sulla applicabilità in tutti i pazienti, nei pazienti che noi vediamo ogni giorno, che sono i pazienti più anziani, che sono i pazienti che hanno delle patologie associate. Allora la real world evidence è una modalità per uscire da questo, come dire, impasse, che è un impasse importante, cioè andare a validare nella pratica clinica su ogni tipologia di pazienti i risultati dei nuovi farmaci. E questo è un risultato di poco conto, ed è un risultato, cioè, vuol dire, che, come dire, giorno per giorno ci consente di acquisire informazioni e di acquistare anche una maneggevolezza maggiore con questi nuovi farmaci. La cosa importante, che poi mi piace sottolineare, è che, diciamo, questo è il primo evento su questo aspetto così innovativo nella medicina che si svolge in Calabria, e sono davvero lieto che il nostro dipartimento riesce a gestirlo e anche la nostra azienda ospedaliera. Il messaggio che mandiamo all'esterno è un messaggio di una medicina più pragmatica, una medicina che esca un pochino fuori da quelli che sono alcuni schemi troppo accademici, che di fatto non hanno una ricaduta positiva sul paziente, e, diciamo, un ruolo più attivo, un ruolo più interattivo per quanto riguarda sia il medico, ma io devo dire che il messaggio è anche un messaggio che vede sempre di più protagonista il paziente. Non mi piace la parola paziente, io dico il cittadino ammalato, perché il cittadino ammalato diventa, come dire, gli stesso protagonista della gestione della sua malattia. Oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato anche di ambulatorio dei sintomi legati ai nuovi farmaci, abbiamo parlato di un ambulatorio gestito spesso dal personale infermieristico, che ha un'attenzione, diciamo, maggiore di quella del personale medico a tutte queste problematiche che riguardano non soltanto la cura in quanto tale, ma anche la qualità di vita dei pazienti.